Albano oggi percepisce la pensione da contadino, soldi con la musica e con il vino, guadagni stellari. Albano e la sua pensione da capogiro, ecco quando percepisce il re della musica italiana. Albano è senza dubbio uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Ma sapete quanto percepisce di pensione? Ve lo sveliamo noi, ecco tutti i dettagli che non immaginate. Albano, una pensione d'oro. Albano Carrisi è sicuramente uno dei cantanti italiani più famosi e di grande successo amati dal pubblico internazionale. La sua carriera procede a gonfie vele e ancora tutt'oggi si conferma il re della musica italiana. Da qualche anno è tornato a calcare i palcoscenici del mondo insieme a Romina Power, sua ex moglie con la quale ha ripristinato un meraviglioso sodalizio artistico. Albano è amato soprattutto per la sua personalità semplice e per la sua umiltà. Non tutti sanno che vive a Cellino San Marco nella sua città di origine in una bellissima tenuta davvero molto grande. Amante del buon vino, il cantante oggi è anche un imprenditore e commercia il suo nettare in Italia e all'estero vendendolo anche in giro per i tour che realizza in tutto il mondo. La pensione che riceve mensilmente più i guadagni extra che realizza grazie alla musica e al commercio del vino gli permettono di vivere una vita piuttosto agiata e con uno stipendio da capogiro. Volete sapere a quanto ammonta? Ve lo sveliamo noi. Quanto percepisce il cantante? Conoscere esattamente le entrate mensili di Albano è impossibile. Sappiamo che il cantante ha lavorato per tanti anni e percepisce quindi sicuramente la pensione degli artisti. Oltre a questo però, il cantante di Cellino San Marco ha altre entrate fisse grazie non soltanto alla musica ma anche alla vendita di olio e vino che vengono prodotti direttamente nelle sue tenute a Cellino San Marco. Come se non bastasse, Albano ha anche una pensione mensile di 1470 euro che riceve per aver lavorato come metalmeccanico a Milano e come contadino in Puglia prima di raggiungere il grande successo. In un'intervista, il cantante ha affermato che se dovesse vivere soltanto della pensione mensile che riceve dallo Stato, si troverebbe in gravi difficoltà economiche. Per l'artista questi soldi sarebbero infatti pochissimi per riuscire a sbarcare il lunario. Queste le sue parole. Lei domanda che mi è stata fatta è tu ci e lei faresti a vivere con 1470 euro di pensione? Lei risposta è no, non ci e lei farei data lei mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Albano aveva parlato di questa questione delicata durante il periodo del lockdown quando tutti gli italiani, artisti e personaggi dello spettacolo inclusi, si sono ritrovati in gravi difficoltà economiche a causa della sospensione delle attività lavorative. Intervistato, Albano ha confessato: se le cose continuassero malauguratamente ad andare male o un giorno dovessi vivere di sola pensione, non me le passerei tanto bene. Il mio assegno mensile ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano. Parole quelle di Albano che a seguito di queste affermazioni è stato preso però di mira da diverse persone che lo hanno attaccato affermando che la sua è una pensione più che dignitosa e che gli italiani comuni pagherebbero per poterne avere una simile.
Il periodo del Covid è stato difficoltoso per tutti gli artisti, anche per Albano che ha rinunciato a girare il mondo portando in giro le sue meravigliose canzoni con Romina Power. L'artista ha confessato di aver avuto anche un blocco artistico. Niente mi ispira, se non una grande tristezza. E cantare tristezza per me non va bene. L'ho fatto in passato, ora cerco di evitare. Diciamo che sto vivendo un momento di pausa. Ho un conto aperto con Sanremo se tutto va come dico io. Nonostante il cosiddetto blocco artistico, la vita professionale di Albano va a gonfie vele così come anche quella privata. Il rapporto con Loredana Lecciso è perfetto, dopo tanti anni i due continuano ad amarsi come il primo giorno. Io sto bene con Loredana. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L'importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni e quelle ci stanno.